Eccoci qui con un bel salto, siamo arrivati a venerdì. Questa settimana intrinsa di musica e di gioia, perché insomma Sanremo a quanto pare, anche con un po' di critiche, comunque ci ha messo di buon umore. E non mancheranno anche i commenti in tal senso, ma soprattutto questa è una puntata speciale. Perché diventeremo tutti supereroi? Sì, abbiamo un supereroe che è appena entrato e adesso si metterà qui sulla sua poltroncina e ci insegnerà tutti ad avere dei superpoteri attraverso il grande, grandissimo potere della risata. Però prima, a proposito di musica, vorrei ricordare, visto che oggi è 5 marzo, una persona speciale, visto che pur parlé dedica tantissimo spazio alla musica, all'arte, allo spettacolo e non potevamo non ricordare il grande, unico, insostituibile Lucio Battisti. Pur parliamone del grande potere della musica, solamente mezzo minuto di canzone di Battisti, guardate che energia, che vibrazione meravigliosa, tanto quanto quella che mi regalate voi ogni giorno. Grazie, grazie, grazie per seguirci così tanti, per essere vicini in questo studio. Siamo lontani, ma siamo sempre vicini perché si tratta di materia di cuore. E allora io vi regalo, cerco di regalarvi storie bellissime, storie che ci raccontano veramente la parte più bella della vita, dei bei messaggi e soprattutto condivisione e tante risate. E tanto, 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 tanto. Grazie infinite, pubblico di Purparle. Mi raccomando, seguiteci anche sulle nostre pagine official. Quindi mettete il like a Vera TV Intrattenimento, Vera Group TV, mi raccomando, sia Instagram che Facebook. E poi il nostro sito, le nostre notizie, tutti i nostri programmi. Mi raccomando, la mattina partecipate ai nostri sondaggi di Vera Mattina. E saluto tutti i colleghi di Vera Mattina uno a uno, abbracciandoli tutti per il grande lavoro che fanno, soprattutto per raccontare il territorio, come cerchiamo di fare in ogni puntata, in ogni nostra trasmissione. Cerchiamo di amplificare la bellezza del nostro territorio, Marche, Abruzzo e adesso anche Lazio. Quindi ci potete seguire sempre sul canale 79 o canale 685 e soprattutto partecipare al nostro concorso Io ci sono! Io ci sono, dimostracelo. Fai sapere a Vera TV che ci sei e Vera TV ti manda in vacanza con l'operazione a premi Iper Vacanze Più. Partecipare è semplicissimo. Basta seguire i programmi in diretta di Vera TV Canale 79. Durante le trasmissioni compariranno in video dei numeri. Invia il numero che vedi in sovraimpressione entro 3 minuti tramite SMS o WhatsApp al 349-366-2246. In palio oltre 400 buoni vacanza da 2 o 4 persone. Pronto a segnare i numeri? Io ci sono! Dimostracelo e Vera TV ti manderà in vacanza. Regolamento e tutti i dettagli su veratv.it/concorso. Bene, mi raccomando,
apparirà sempre il nostro serpentone al suono della campanella. Occhio, pronti, mandate il messaggio e continuate a accumulare i punti. Chi non lo avesse mai fatto, inizi pure tranquillamente, si può sentire libero di iniziare a partecipare anche adesso. E ovviamente, a seconda del punteggio che andrete a accumulare, come vi ha detto la voce molto convincente e seducente della signora, potete partecipare all'estrazione di 400 buoni vacanza, quando tutto potrà ritornare nella normalità e potremo finalmente ritornare a viaggiare. Ma noi lo facciamo già ogni pomeriggio, viaggiamo attraverso appunto le storie dei nostri ospiti, attraverso i nostri collegamenti, e cerchiamo di capire meglio anche il viaggio all'interno di ognuno di noi, perché no, a conoscerci un pochino meglio. E proprio oggi è una puntata speciale, come vi ho promesso, andremo a capire il superpotere dell'allegria. Lo guarderemo con occhi da vicino, con una bella lente di ingrandimento, con dei personaggi di importanza nazionale. Il primo si è seduto accanto a me, mi farà compagnia per tutta la trasmissione, perché ha veramente tanto, tanto da raccontarci in tal senso. Ha un curriculum da invidia, è un professionista pazzesco, con la P maiuscola, sia professionista che pazzesco, e soprattutto è un grande creatore di risate, ma soprattutto è un supereroe, come questa foto lo dimostra. Ecco, bravo, grazie regia, Francesco Di Carlo, grazie. Un saluto alla mia super regia, e guardatelo qui, e finalmente, non più in collegamento, ma in carne ed ossa, signore e signori, con tutto il suo sorriso, è tutto sorriso, Gianluca, è tutto un sorriso, Gianluca Marinangeli! Buon pomeriggio a tutti, ciao, ciao Manuela, grazie per avermi invitato finalmente su questa poltrona, di nuovo, perché ci siamo visti a novembre, dopo alcuni collegamenti fatti da casa, sono contentissimo di essere qui con te. Io tantissimo, siamo distanti ma siamo vicinissimi, sì. E oggi ci accompagnerai in maniera dettagliata, quasi analitica, in questo tuo fantastico mondo. Hai tantissimo da raccontare. Intanto mettiamo un tassello alla volta. Il tuo ultimo successo, il tuo ultimo libro ti ha dato una grandissima soddisfazione, il tuo ultimo lavoro. Sì, La sindrome del terzo panino. Il libro La sindrome del terzo panino, grazie per averlo ricordato, sta andando molto bene. È uscito, come tanti altri libri che sono usciti in questo periodo, è stato pubblicato a novembre, quindi non ho potuto fare neanche una presentazione di persona, ma speriamo di poterla fare prossimamente, perché detto prima o poi ne usciremo. Però nonostante il fatto che ci siano solamente vendite online, quindi anche col passaparola, sta andando molto bene, questo mi riempie di soddisfazione. La cosa che mi piace di più tra tutte è che i miei lettori mi scrivono, oltre che per farmi i complimenti, che fa sempre molto, molto piacere, ma proprio argomentando il modo in cui si sono ritrovati molto nel racconto del protagonista di questo romanzo, che si chiama come me, ma ovviamente non sono io. È La sindrome del terzo panino, di Poderose Edizioni, è un libro che parte da uno spunto autobiografico, ma poi ovviamente ho dato un mondo di fantasia, di finzione, e ho drammatizzato la mia fantasia utilizzando questo personaggio un po' come pungible di tutte le disgrazie che gli ho voluto assegnare, fino a quando arriverà questa svolta nella sua vita che gli farà finalmente prendere coscienza della sua unicità, e da lì cambierà. Quindi in parte c'è qualcosa di inerente alla mia vita, altrimenti non l'avrei scritto. Tra l'altro questo libro, come ricorderai, nasce da un monologo teatrale che ho scritto 2 anni fa e che ho portato nei teatri in Italia durante il 2019, e anche il riscontro positivo degli spettatori mi ha fatto venire voglia di renderlo più narrativo e di dare vita a un libro. Visto che non si può andare a teatro, per qualche mese porto il teatro io a casa e tra le mani dei miei lettori. Assolutamente, come fai con le nostre pillole, il pomeriggio, il mercoledì pomeriggio con Pourparlers, cerchi di collegare il teatro al nostro pubblico a casa, questo teatro che purtroppo sappiamo benissimo quanta crisi e quanta sofferenza c'è dietro, la mancanza proprio di poter anche vedere uno spettacolo e la sofferenza degli stessi protagonisti nel mondo dell'arte dello spettacolo, ma cerchiamo in qualche modo di amplificare comunque
il contenuto sì. e lo riproduciamo e cerchiamo di comunicarlo. Tant'è vero che mi hai detto che molti ti scrivono. Cosa ti chiedono sì, maggiormente? È stato molto, molto bello. Questi quattro collegamenti che abbiamo fatto da casa nel corso dell'ultimo mese mi ha portato ad avere diversi contatti. Molte persone mi hanno scritto chiedendomi approfondimenti di ciò di cui parlavamo durante quel breve collegamento, dove abbiamo visto appunto dei parallelismi tra il training attoriale e un percorso di crescita individuale. Perché ricordiamo che la frequenza di un laboratorio teatrale, di un corso di teatro, può servire sia a chi vuole intraprendere poi la carriera dell'attore, ma può servire a chiunque, perché i temi che si trattano, le corde che si vanno a toccare durante un lavoro di training attoriale, in realtà portano dei cambiamenti, dei miglioramenti nella vita di tutti noi. Ed è bellissimo perché si scoprono cose su di sé che non si sapevano, oppure che pensavamo di aver dimenticato, e invece poi col training attoriale lo scopriamo. Abbiamo parlato della voce, abbiamo parlato del linguaggio verbale e non verbale, abbiamo parlato per ultimo dell'autironia e della che ti è successo? Anch'io ho capito tante cose da quando ti seguo. Sei fantastico. Scherzetto! Quanto basta? Veramente poco per creare un sorriso. Vabbè, veramente. Adesso con questo naso rosso adesso potremmo parlare davvero per ore, perché quel naso rosso è un po' il protagonista anche di oggi pomeriggio. Sì, adesso ne parleremo approfonditamente. È la più piccola maschera del mondo. È una maschera. Nel momento in cui tu indossi quel naso, non sei più Manuela, ma diventerai qualcos'altro, e se vuoi dopo te lo spiego nel dettaglio. Ma una cosa che mi hanno chiesto, tu mi hai chiesto cosa mi hanno chiesto. Ho detto, guarda Gianluca, noi sentiamo tanto parlare dell'importanza del sorriso, della positività, dell'ottimismo, ma poi in realtà in soldoni, praticamente, come si fa? Allora, se vuoi, possiamo dare oggi un piccolo input, pratico, per metterlo, altrimenti potremmo parlare davvero per decenni di essere positivi, di essere sorridenti, ma da cosa possiamo iniziare? Iniziamo dal modo in cui io inizio, per esempio, i miei laboratori teatrali. Ogni lezione io l'inizio in un modo. Poi ti dirò anche però da chi l'ho imparato, perché non voglio assumermi la paternità di questa cosa. Io riunisco tutti i miei allievi in cerchio e facciamo il giro delle buone notizie. Oh, che bello! Quindi una cosa che consiglio anche a te, quando verranno i tuoi ospiti qui, prima di fare le loro domande, di parlare di loro, prova a fare un giro delle buone notizie. La cosa incredibile sai qual è? Che molte persone alle quali tu chiedi una buona notizia ti risponderanno: ma in realtà non lo so, adesso non mi viene in mente niente. Ma è diventato davvero difficoltoso cercare di capire e di ripescare dalla memoria una buona notizia. Come se la buona notizia dovesse essere per forza il fatto eclatante. Non bisogna vincere per forza 1 milione di euro per avere una buona notizia. Tutto può essere una buona notizia. Un piatto buono che ho mangiato a pranzo, un messaggio di un amico che non sentivo da tanto tempo, ho fatto pace, oppure ho fatto un buon progetto di lavoro con mio collega, il mio capo mi ha dato un ben fatto per un lavoro. Noi siamo bravissimi a lamentarci di ogni piccola difficoltà, ma siamo pessimi ad esaltare le piccole cose positive. Allora, qual è il primo passo? Invertiamo la tendenza. Il più grande superpotere che possiamo mettere in pratica oggi ce l'abbiamo noi stessi, e cioè queste superpower. Andiamo a prendere le cose buone che ci capitano durante la giornata, anche se ci sembrano piccole, però diamogli dignità. Oggi mi è successa questa cosa, oggi ho sentito questo mio amico che non sentivo da tanto tempo e mi ha detto che aspetta un bambino, oppure semplicemente voleva salutarmi. È un'ottima notizia. Quando noi riusciamo ad invertire la tendenza, diamo più importanza alle cose positive e ridimensioniamo ciò che ci sembra negativo, automaticamente il bilancio della nostra vita prende una piega positiva. Quindi qual è il concetto di positività? È dentro di noi, perché non si può vivere, non si può immaginare di vivere in un mondo dove tutto vada bene, sarebbe noiosissimo. Immaginatevi di vivere in una stanza di quelle tutte bianche, tutte imbottite, senza spigoli, dove non posso farmi del male, dove non posso inciampare, dove non posso avere... Invece no, la vita è fatta di imprevisti, la vita è fatta di conflitti. Nel teatro si dice, adesso qui andiamo a ripescare nel teatro, senza conflitto non c'è storia. Ci deve essere un conflitto che porta il nostro eroe a fare il viaggio, a trovare la soluzione. Così la nostra vita è tutta un teatrino, è tutta piena di conflitti. L'importante è cercare di ogni volta di avere quella positività, quindi quell'atteggiamento, da dire ok, questa cosa mi è successa, ora trovo la soluzione. Cosa mi dà la carica? Mi dà la carica tantissime altre cose positive
che prima magari non notavo e invece adesso voglio dargli più peso. E già questo potrebbe essere un... Qual è la buona notizia di oggi? La buona notizia di oggi è che sono venuto qui in trasmissione con te. Ed è una cosa meravigliosa perché fino a una settimana fa non sapevo che sarebbe successo. Quindi per me è stata una sorpresa, una novità, una cosa che mi riempie di gioia. Basta poco. La tua? Basta soffermare. Ah, io, vabbè, condivido la stessa identica tua notizia perché sono contentissima di averti qui e soprattutto anche nuovi amici che conosceremo a breve che si collegheranno anche grazie alla tua super professionalità, alla tua carriera. E poi fammi pensare, stasera mangerò la carbonara. Ma che bello! Consigliatissima di venerdì sera. Sì, sono piccole gioie, io sono... Cucini tu? Sì, ovviamente, okay. Sono una grande chef. La mia nuova buona notizia è che prima o poi mi inviterà a pranzo o a cena. Ma dentro la scatola magica Gianluca ci ha portato delle sorprese, quindi io sono curiosissima di capire cosa c'è. Iniziamo, facciamo un po' di scatola? Facciamo un po'. Allora, vediamo da cosa iniziamo. Scaricchi e apra. Scaricchi, oh, apra. Oh, guarda, iniziamo da questa. Vai. Iniziamo da questa. The winner is... Questa è l'unico... Perché l'ho portato? Grazie per la domanda. L'ho portato perché è l'unico trofeo che ho a casa. Io alla veneranda età di 48 anni ho vinto questo... Stai dicendo 20? Di 28 più 20. Ho vinto questo trofeo, che è il trofeo di primo premio del torneo di Risico Mettiamo i fiori nei nostri cannoni. È un torneo che organizziamo con i miei amici a Fermo, Alessandro, Massimo, Alessandro e Gabriele. Ciao a tutti. Che salutiamo, che sicuramente ci stanno seguendo. È un torneo che ormai facciamo da ormai 7 anni, perché abbiamo unito la nostra passione, la nostra voglia di giocare a Risico con delle finalità benefiche, nel senso che abbiamo detto, ma noi ci piace tanto giocare a Risico, come se avessimo 20 anni. Cerchiamo di creare un bel gruppo di partecipanti e al tempo stesso raccogliamo delle quote che diamo ogni volta in beneficenza. Ma non tanto, sai, per la quota o l'importo che diamo, perché è sempre una goccia nel mare. Però l'importante è che ogni volta che noi organizziamo un torneo... Che non è poco, eh? Sì, assolutamente. Però la cosa ancora più potente è che con questo torneo vogliamo far conoscere delle realtà. Perché esistono moltissime realtà che si occupano di attività meravigliose, che però hanno poca visibilità, no? Allora questo potrebbe essere un piccolo gesto per cui noi ogni volta sposiamo una causa, quindi facciamo un piccolo regalino, ma quello è poco importante, ma l'importante è che appunto facciamo conoscere e sposiamo questa causa. E siccome io sono uno degli organizzatori, per anni sono sempre stato distratto dal fare un po' di pubbliche relazioni, quindi alla fine nel tavolo finale noi 5 organizzatori non arrivavamo mai. Un giorno mi sono detto, no, io una volta lo voglio vincere. E allora mi sono messo di tigna e ho vinto il primo premio. Alessandro dice che ho barato, ma io vorrei... Io credo ad Alessandro. Vorrei dire, ecco, vedi, questo, diciamo, abbiamo una piccola diapositiva. Ma tu lo sai che veramente non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che ho giocato a Risico. È un gioco meraviglioso, perché... Però ho riscoperto durante il lockdown il Monopoli. Sono impazzita di gioia. Questa è una cosa meravigliosa che è successa. Ecco, parliamo degli aspetti positivi di questa pandemia, che è difficile trovarli, però alla fine, perché non sottolineare quando succede qualche cosa bella? Il gioco da tavola, abbiamo riscoperto cose che non facevamo più. Vale, il gioco da tavola, adesso mi dispiace che non te l'ho mandata, ma io ho postato su Facebook io vivo da solo, quindi ho postato su Facebook qualche settimana fa una foto in cui ci sono dei quattro pupazzetti che ho a casa, li ho messi intorno al tavolo e abbiamo giocato col gioco da tavola, io con i pupazzetti. Quindi diciamo, qual è la cosa buona? La cosa buona è che non ho mai perso l'ottimismo, la positività, l'allegria. Allora qual è lo spunto? Ovviamente non ci ho giocato veramente, però mi sono detto, voglio fare una battuta, voglio far sorridere qualcuno. Allora mi sono preso questi pupazzetti, l'ho messo intorno a un tavolo, ho preso fuori questo gioco da tavola, anzi le carte erano, i mercanti in fiera e abbiamo giocato insieme. Tu non ti annoi mai, perché tu sei talmente in sintonia con te stesso e con i tuoi personaggi che crei puntualmente attraverso la tua creatività, la tua bravura, che praticamente ti ritrovi a casa che non ti annoi. Cioè, ma è proprio impossibile, sei riuscito a fare pure degli sketch con te stesso. Sì, è difficile annoiarmi, poi adesso sono in una fase creativa e voglio dare vita a più personaggi, no? Come ti accennavo,
L'altra volta in collegamento ho creato questo personaggio che è proprietario di, una, di un'impresa di onoranze funebri che si chiama Massimo Riposo e che è un personaggio molto divertente. Ieri ho dato vita ad un nuovo personaggio che è un love coach. Perché tanto adesso ci sono tanti, tanti coach, no? E non puoi fare a meno di aprire la pagina di Facebook e ti compaiono non è un caso se stai guardando questo video perché la tua vita ora cambierà. È vero, no? Io, perché da ognuno fa il suo lavoro e ci credo. Ma io ho creato un mio coach che è un coach dell'amore. Per tanti anni ho scritto delle battute, hashtag l'amore secondo Gianluca. Adesso invece ho creato un personaggio che si chiama Eros, come il dio dell'amore. Certo. Si chiama, di cognome fa Capolo. Quindi si chiama Eros Capolo. E vede, lui fa il love coach. E quindi mi invento... Perché Capolo? Eros Capolo. Chi gliela spiega? Ah. Chi gliela qualcuno da casa, telefoni al numero che vedete sotto impressione. Ciao, regia, io vado via. Si chiama Eros Capolo. Posso fare come fa Iachetti? Io vado via. Eros Capolo è un love coach. E quindi è un personaggio che praticamente... Perché io gioco molto sui rapporti uomo-donna, no? sul conflitto che si instaura in maniera molto fintamente cinica, perché poi sono uno innamorato dell'amore, però ecco, in maniera bisogna... Che bella l'espressione innamorato dell'amore. Sì, non avendo la fidanzata devo innamorarmi di qualcuno. Anche se ho avuto un rapporto molto... Messaggi subliminari, in diretta, quindi chiamate, mi raccomando, numero, se volete, ecco numero, qui il numero, sta, qui. Il numero questo qui, 3-9-2-9-4-4-1-1-3-2, è già il terzo messaggio che manda, che sottolinea che è single. E scrivete io ci sto, non è io ci sono, ma io ci sto. Può essere un nuovo contest, no? Per far trovare la fidanzata a chi viene qua ospite. Insomma, sto Eros, che combinava? Eros Capolo è un love coach, cioè quello che dà consigli d'amore. Adesso poco a poco scriverò delle battute su Facebook con questo Eros Capolo e per poi portarlo a teatro quando sarà il caso. Ma io durante il lockdown, cara Manuela, ci ho avuto in realtà una compagnia fissa in casa. Come fai? Se vuoi te la tiro fuori dalla scatola, l'ho portata. Oddio, io mi spavento. Lo tiro fuori dalla scatola, ecco qui. Tiro fuori delle cose, vediamo un po'. Io ho avuto un rapporto molto intimo. Durante, è lui, l'originale. Durante questi... Dov'è la luce? Ecco là. Durante questo lockdown con Wilson, che molti ricorderete era il protagonista insieme a Tom Hanks del film Castaway. E quindi, diciamo, Wilson è stato un po' il mio compagno di viaggio in questo lockdown. Ed è stato anche... modello di molte foto, di molti post che ho messo. Ho visto con la mascherina che volevo uscire oppure che volevo andare a fare ginnastica. Una volta io ho fatto una foto con un cagnolino e ho detto Wilson, inutile che dici che vuoi andare a portare fuori il cane che in realtà non ci crede nessuno e quant'altro. Quindi anche in questa piccola cosa ci ho visto un po' una valvola di un'idea geniale. Uno sfogo, no? Geniale. Il giovane Wilson. Che lo mettiamo qui insieme questo sottolinea l'importanza della socializzazione, di quanto è fondamentale, è un bisogno interno. Ce l'aveva insegnato Tom Hanks 20 anni fa con questo film, ma sono passati 20 anni. Ci invecchiamo un po' tutti, sì. E io l'ho ripescato. Tu l'hai ripescato e hai risottolineato questa importanza che è fondamentale, perché noi non possiamo stare soli. No, io quando c'ho Wilson. E poi il potere della risata... che se non è condivisa, che valore ha? Secondo te ha comunque un valore? Però no, prima lì appesa. È sempre qualcosa, è sempre uno scambio. La risata, il divertimento è sempre uno scambio, c'è sempre un rapporto tra colui che genera la risata, poi c'è una comicità attiva e una comicità passiva. Questo l'ho imparato, l'ho appreso, l'ho vissuto nella mia esperienza che ho avuto qualche anno fa, quando... ho svolto il servizio di volontariato come clown di corsia. Io abitavo a Ferrara e per 4 anni, durante gli anni 2000, 2004, 2009, ho svolto un servizio di clown di corsia con un'associazione Viviamo in Positivo di Bologna, che salutiamo. E appunto in questi 5 anni di servizio, nei weekend nell'ospedale come volontario, lì ho proprio avuto modo di sperimentare una cosa che ti volevo dire adesso, la comicità. Ecco qui una foto del mio personaggio clown che si chiama Secco. Quello che ti ho detto prima, quando tu indossi il naso rosso non sei più tu, diventi un personaggio, perché il naso è la più piccola maschera del mondo, ma essendo una maschera non sei più tu, ma diventi un altro personaggio, con un proprio nome, con un proprio modo di parlare, con una propria camminata, con dei tormentoni. Sai come è nata questa passione per la clown terapia?
Sei curiosa? È bellissimo perché lui si fa le domande da solo, vedi, si autointervista. Sai perché? Perché se no io davvero... Allora, una domanda da farti, Gianluca. Dimmi, cara. Com'è nata questa cosa, questa necessità di diventare un clown? Grazie per la domanda. Non me l'aspettavo, era quasi, ecco che bello. Poi col tutto il camice disegnato... Vediamo in positivo. C'ho Pinocchio. Com'è nata? È nata un pomeriggio, io abitavo stavo a Bologna, abitavo a San Lazzaro e ho visto un film. A un certo punto... Il film di Patch Adams con Robin Williams. A un certo punto ho visto una scena, al termine di quella scena mi è venuto un nodo in gola, sono andato su internet e ho cercato clown terapia. E la scena era questa. E io appena, ancora sento, mi commuovo sempre ogni volta tanto. E dopo aver visto proprio questa scena, ho avuto proprio la voglia, la sensazione di voler cercare proprio questo tipo di attività che fino allora non conoscevo. E quindi proprio questo film, per chi non l'ha visto, vi prego andatelo a recuperare e vedetelo perché è meraviglioso. Appunto racconta la storia di Hunter Adams, detto Patch, Patch Adams, che è questo, diciamo, dottore, in realtà è una persona che aveva delle problematiche abbastanza importanti, tanto è vero da pensare al suicidio, fino a che ha invece deciso di cambiare completamente visuale e prospettiva di vita, e lui è diventato un medico, però, eccolo qui, lo vediamo in questa foto. Perché questa risolto. Storia stupenda è vera, quando si dice che la vita ha più fantasia di noi. E lui ha combattuto tanto ed è riuscito a creare un qualcosa di unico perché ha incarnato tutto quello che hai detto poco fa tu. Sì, e poi è molto attivo perché ha creato un ospedale che è sempre in sviluppo, in cui
eroga prestazioni mediche gratuite, dove in America sappiamo bene che non tutti possono accedere in maniera agevole alle prestazioni mediche se non hanno una forte assicurazione alle spalle. E quindi quello. Ma soprattutto ha insegnato a tutto il mondo che un sorriso ti può anche guarire in qualche modo, in maniera anche spirituale. Riesce a lenire, riesce a, sì, a tamponare quelle ferite dell'anima. E questi bambini che hanno interpretato magari il ruolo di bambini che soffrono veramente, che continuano a soffrire, se c'è qualche clown in corsia e riescono a sorridere è merito anche al grande lavoro che c'è dietro. Sì, 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 assolutamente. Io ho proprio sposato per tanti anni questo tipo di volontariato ed è un'esperienza che mi ha arricchito tantissimo. E io dico sempre che ciò che ho ricevuto è molto di più di quello che io sono riuscito a dare. Perché dopo aver fatto quel tipo di esperienza per tanti anni, tu considera che in 5 anni avrò visitato circa 3.000 stanze, un'esperienza grandissima, e non sono stato più capace di lamentarmi di niente. Anche quando problemi di salute mi hanno riguardato direttamente, io proprio non sono mai stato capace di lamentarmi. Il valore del sorriso di un bambino è inestimabile. Riesce a toccarti il cuore, no? Te lo prende, te lo cattura, ti scuote talmente così tanto forte che tu non capisci nulla. E immaginare che un bambino che stia soffrendo è una cosa dolorosissima. E far sorridere un bambino che è nella sofferenza, in qualche modo, fa ragionare su tante cose. Quello, guarda, sì, è tutto verissimo. La cosa che vorrei sottolineare è anche questa. Che quando si fa un servizio presso gli ospedali, o anche perché la clown terapia è un servizio che viene svolto anche presso centri diurni o anche in altri ambiti che non siano prettamente ospedalieri, però il contributo che si va a fornire non è solamente per il paziente, ma anche per tutto l'ambiente, anche per i genitori, per i parenti che vivono al pari o a volte anche di più del paziente, di tutto l'ambiente ospedaliero. Si porta una ventata di colore, una ventata di allegria anche a beneficio degli operatori sanitari che vivono in certe situazioni. E poi è appurato che il beneficio non è solamente rivolto ai bambini in pediatria, ma i clown dottori ormai vanno in tutti i reparti, anche in geriatria. E ho dei ricordi, degli aneddoti meravigliosi, perché volevo ricollegarmi alla domanda che mi hai fatto prima sull'importanza del sorriso, se è unilaterale. La positività che porta un clown, il sorriso che genera un clown negli ospedali, è sia una comicità attiva che passiva. La comicità passiva dal punto di vista del paziente è il fatto di che lui rida perché tu fai qualcosa per cui il paziente ride, ma c'è una comicità attiva per cui l'operatore, il clown che fa clown terapia, favorisce la creazione umoristica e comica del paziente. Quindi non è un servizio prettamente di performance, perché tu adesso tu stai nel lettino e io ti faccio ridere, ma è un'attività che va anche a stimolare la creazione comica e umoristica. Qual è la specificità della clown terapia? È che non si va con un'idea di performance. Sai perché si sceglie clown? Perché il clown è un personaggio, una creatura trasparente, sincera, pura, che vive sempre nello stupore. È sempre vero, è forte al tempo stesso debole. È pieno di contraddizioni, anche quando vuole ingannare, però lo fa essendo chiaro, quasi per essere scoperto. Così ogni volta che si entrava in una stanza, la prima cosa che si fa è di vedere l'ambiente circostante, quindi di come sta il paziente, di come stanno i genitori, di che tipo di patologia abbia, di come sta il compagno di stanza. Di volta in volta, in base a quei 30 secondi iniziali, non puoi andare con l'idea adesso giocolo con 10 palline e ti faccio divertire. Ogni volta che si va in una stanza si osserva quello che accade e da lì c'è la creazione che avviene in concomitanza con la volontà del bambino o del paziente che sta in ospedale. Questa è la meraviglia, perché molti pensano, perché magari non si sa, che il clown è quello che
va e fa per forza ridere, non entra in maniera invadente, non è assolutamente così. Io ho avuto delle esperienze in alcune stanze in cui siamo entrati, e non si fa mai servizio da solo, sempre minimo in due, siamo entrati dove c'erano dei bambini molto, 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 molto gravi, ci siamo avvicinati, io ho un ricordo meraviglioso di un papà, c'era questo bambino che stava molto, molto male, ci siamo avvicinati, abbiamo solamente sorriso al bambino, abbiamo forse accarezzato la manina, ci siamo allontanati perché abbiamo capito che non era il caso di rimanere, perché non era molto vigile. Io non mi dimenticherò mai, finché vivrò, lo sguardo di questo genitore che stava con questo bambino, che si è girato, ma ci ha guardato e ci ha detto grazie. Ma con quel grazie, che cioè, noi non abbiamo fatto niente, ma quel minuto che siamo stati nella stanza, per lui sono sembrati tantissimo, perché per un minuto l'abbiamo portato fuori una da quella realtà dove magari che stava perdurando per ore. E quel grazie, per me è stata è un tatuaggio che ho addosso, è una cosa che mi ha cambiato completamente la vita. Quindi non bisogna per forza essere wow, siamo clown, divertiamoci, no, è capire quello che accade. Ed è per quello che si sceglie il personaggio del clown, perché il clown vive nel completo stupore, non conosce la malattia, non conosce la sofferenza, anche il bambino che sta molto male, per lui non sta male, bisogna giocare, però sempre con l'attenzione, sempre con rispetto, perché come dicevo, il clown vive nello stupore e nella sorpresa, però è sempre vero e trasparente, soprattutto non si nutre di cliché, la sua comicità non è stereotipata, non va sui cliché o cerca la battuta. Il clown è quello che arriva, ti guarda, ti fa il sorriso, ti fa la smorfia, poi magari uscendo sbatte contro la porta e il bambino magari ride. E questo diciamo che è l'esperienza, anche sviluppare un po' la fantasia. Io ho preso due palloncini, uno ne ho fatto la maschera, uno ho fatto il boccaglio e sono diventato un sub. Anche perché questo è il linguaggio dei bambini. Della fantasia. Ma lo riescono a fare con nulla tutto. Ma che bello, esattamente, no? Io mi aggancio a questa cosa che hai detto, perché tu hai usato il loro, no? E invece io userei il noi, perché forse un altro superpotere che abbiamo, e che forse dobbiamo cercare di tirar fuori, è che adesso mi rivolgo qui in camera, no? È che noi siamo ancora quei bambini lì, cioè non è che il nostro bambino, io ero un bambino, poi sono cresciuto, questo lo dico sempre, io ero un bambino, poi sono diventato più alto, ho perso i capelli, sono venute le rughe, però sono sempre io. Non è che quel bambino è scomparso e è arrivato un robottino grande. Io sono quel bambino che è diventato grande perché la natura vuole che a un certo Come punto... Come eri da bambino, Gianluca? Io da bambino avevo i capelli ed ero un bambino molto mansueto, timido e riservato. Ed ero molto fantasioso. Disegnavo tantissimo, suonavo qualsiasi cosa... Ricordo quando ero piccolo io non avevo un pianoforte a casa, nessuno ha mai suonato un pianoforte, ma io andavo vicino a delle porte, avevano delle scalanature e suonavo il pianoforte. Mamma ci sta guardando, ciao mamma, potrei confermare, signora, è vero, Franca. Franca, ma complimenti, un figlio eccezionale, sì, in tutti i sensi. Ne ha tre, uno più bello dell'altro. Io sono l'ultimo, il terzo panino, e quindi ero un bambino. Senti, fantasioso. Gianluca, vuoi conoscere una nostra carissima amica? Sì. Una dottoressa speciale? Che sì. Lei di felicità ne sa tanto, perché non solo ha quella struttura scientifica e quella professionalità che la sa contraddistinguere, però è una dottoressa che in qualche modo, grazie al suo sorriso, ha quello sprint in più che fa guarire e fa passare via la patologia subito. E sto parlando della dottoressa Anna, la nostra dottoressa Anna De Antoni. Anna! Ben rivisti, non vi nascondo che mi sono emozionata ascoltando Gianluca e il suo impegno nel portare un sorriso a chi soffre. E sicuramente in comune abbiamo la capacità di vedere sempre il lato positivo anche nei momenti brutti. E c'è sempre spazio e tempo per un sorriso. E soprattutto in questo spazio, perché dobbiamo capire cosa succede all'interno, sì, del nostro corpo, visto che la dottoressa Anna è una dottoressa, una neurologa, ci spiegherà tutti i passaggi fondamentali di che cosa succede all'interno, perché noi siamo sempre una grandissima equazione, una reazione chimica
alchemica e quindi dobbiamo capire bene come si produce la felicità e questa felicità quando filtra e gira nel nostro corpo cosa combina. Però prima andiamo in pubblicità. Sul 79 c'è Vera TV. Oggi pomeriggio viaggiamo all'interno di un percorso fatto di sorriso, di gioia, di felicità. Cerchiamo di capire quali sono i meccanismi della felicità. Lo stiamo facendo col grandissimo Gianluca Marinangeli che ci è venuto a trovare qui in studio, per chi si fosse collegato semplicemente adesso, e in collegamento con la nostra dottoressa meravigliosa Anna De Antoni, che ci spiegherà scientificamente in maniera neurologica che cosa succede, perché produciamo felicità, quando produciamo felicità e quando accade, che cosa esplode all'interno del nostro organismo. Cara Manuela, io intanto esordisco subito con un momento di felicità. Eccola, la star, la nostra ormai affezionatissima Alice. Che sicuramente vi avrà strappato un sorriso. Assolutamente. Parlando di felicità, la cosa bella è che la felicità è un bene innato che noi abbiamo, ed è così anche per il sorriso. Sono stati fatti degli studi e si è visto che bambini ciechi, di figli ciechi, avevano il sorriso, anche se nessuno gliel'aveva insegnato che cos'è il sorriso. E quindi è veramente un riflesso incondizionato. E più si sorride, anche a costo di far finta di sorridere, più nel cervello, e qui ci sono stati studi di neuroimaging, si attivano le aree del benessere, fondamentalmente i nuclei della base, l'amigdala, la parte veramente interna, cioè più interiore del sistema e più antica del sistema nervoso centrale. Anche se ognuno di noi nasce felice, poi in questa vita abbiamo l'arduo compito di mantenerci felici e ci sono tante strategie per far sì che quelli che sono i neurotrasmettitori della felicità e del benessere continuino ad essere elevati nel nostro organismo. Parliamo di serotonina, dopamina e ossitocina. Brevemente, la serotonina viene secreta dal sistema nervoso centrale e, udite udite, dal sistema gastrointestinale. Noi, cara Manuela, tante volte ci siamo detti quanto è importante per la nostra salute che l'apparato digerente funzioni bene, perché a livello della mucosa del digerente si liberano neuroormoni che indirettamente ci danno felicità, perché vanno ad innalzare il livello di triptofano e di serotonina. La serotonina è l'ormone del benessere, regola il ritmo sonno-veglia, regola l'appetito, regola tanti aspetti proprio della felicità. Poi abbiamo l'ossitocina. L'ossitocina viene secreta, una catecolammina, e viene secreta in grande quantità, ad esempio nel momento del parto. È l'ormone che regola l'empatia, il rapporto madre-figlio. Ad esempio, un modo per stimolarlo è quello attraverso il massaggio, il contatto fisico, perché dalla pelle arriva proprio il messaggio attraverso il comfort, il calore, il massaggio, di un rilasciamento di ossitocina. Non da ultimo c'è la dopamina. La dopamina è una catecolammina che ci dà energia, che ci dà l'entusiasmo, che ci dà la forza di vivere. Un suo deficit porta ad esempio a un rallentamento ideomotorio, a una difficoltà anche nella programmazione della giornata, nella programmazione del movimento. Quindi già da questo piccolo excursus si comprende come sistema nervoso centrale, la pelle e l'apparato digerente sono dei canali attraverso i quali noi dall'esterno possiamo veramente lavorare per essere o rimanere felici, soprattutto in questo momento storico che stiamo vivendo. Assolutamente. Quindi d'accordo, ci sono tanti canali per entrare ed essere felici.
Un concetto veramente importante è che la felicità non viene dal di fuori, è un di più. Cioè, sicuramente se siamo in un contesto piacevole è più facile essere felici, ma la felicità nasce da dentro, da come noi ci approcciamo alla vita, da come noi riusciamo a strappare un sorriso, ad avere un atteggiamento positivo anche in un momento difficile. Sembra una frase banale, ma è la pura verità. Come facciamo, dottoressa, in qualche modo a non farci scalfire o assorbire la negatività esterna? Magari noi partiamo con, partiamo con una buona dose. Questa è una domanda aperta, dottor Morinangeli. Ma io, parafrasando un vecchio saggio di un quartiere romano, direi marimbarza. Cioè, quando qualcosa... Quando qualcosa ti... Allora, io lo vedo dalle persone che ti incontrano e iniziano a riempirti di negatività, raccontando di questo, 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 questo. Allora, lì c'hai due scelte. O decidi di diventare il loro sacco in cui prenderti a cazzotti con tutta la loro negatività, oppure di guarda, ti stoppo subito, o mi parli di qualcosa di bello, oppure... Già, cambiamo argomento, oppure non sono proprio la persona adatta. Oppure mentre parla pensi a qualcos'altro. Attendi, si instaura un meccanismo. Se tu, secondo me, parlo in maniera proprio così di pancia, si inizia a dire sì, è vero, e poi pure quell'altro, cioè si instaura una nuova valanga di negatività, perché volendo tutti quanti abbiamo qualcosa di negativo da cui poter attingere. Quindi siamo noi a scegliere se proporlo oppure no. Se invece cerchi di sdrammatizzare, dici guarda, a me sta cosa che mi stai dicendo, cerca di vedere la cosa da un altro punto di vista, no? Quindi o cerchi di fare uno sforzo e cerchi di far cambiare il punto di vista di chi ti sta buttando addosso negatività, altrimenti davvero pensi a qualcos'altro, cioè a me, cioè, mi rimbalza proprio, no? Si infrange contro un muro di noncuranza. E sarebbe una giusta dose, un vaccino contro la tristezza. Dottoressa Anna, mi hai mandato delle foto questa mattina. Una di queste rappresenta l'amore. L'amore è una buona carica di felicità, però sempre ritornando al paradigma di cui sopra, l'amor proprio ci porta a essere ancora più felici. Eh sì, perché l'amore passa, l'amore per gli altri passa attraverso l'amore per se stessi, è un concetto veramente antico. Se non amiamo noi stessi, se non ci rispettiamo, se non ci coccoliamo, tutto quello che viviamo al di fuori è soltanto una proiezione. Quindi, ritornando a quello che diceva Gianluca, nei confronti della negatività noi ci dobbiamo proteggere. Ognuno poi adotterà i sistemi che vuole, dal pensare di proteggersi con uno scudo luminoso o anche al pensare che la parola è un potente campo elettromagnetico in grado di darci energia o di togliercela. Quindi siamo attenti alle parole che utilizziamo, perché parole negative hanno veramente la capacità di modificare il nostro pensiero. A proposito di molecole, reazioni chimiche e la scienza che in qualche modo indaga dentro i nostri meccanismi, la città della scienza di Napoli praticamente ha messo su Facebook tempo fa un video che simulava la produzione di questa endorfina definita felicità attraverso il movimento della molecola della miosina, giusto dottoressa? Vogliamo sì, vederlo, sì, regia? La miosina, sì. Mentre ne parla la dottoressa. Sì, sì, la miosina funziona proprio come un trasportatore in grado di prendere e portare avanti, prendere e portare avanti, come in una sorta di catena di montaggio. E tutto questo è fantastico, no, perché è un viaggio virtuale che noi facciamo all'interno del nostro sistema nervoso centrale. Ritorna indietro, regia, perché non notare l'andamento, cioè quella, ragazzi, è la felicità. Vero, dottoressa? Mi fa venire sì. Dici da Gianluca, dici. Mi fa venire in mente anche l'andamento, che prendendo in maniera metaforica questo andamento, la felicità è una cosa che si conquista a piccoli passi. Guarda. Non possiamo pensare che da oggi a domani la vita diventa meravigliosa e noi siamo felici.
Ma con piccoli passi, con piccole cose positive, riusciamo, diciamo prima, con piccoli mattoncini di positività, riusciamo ad andare avanti come fa questa. No, ma l'andamento che è abbastanza comico, è simpaticissimo, e poi sì, questa grande molecola che la felicità è comunque complessa, è grande il risultato, quello che si ottiene. Ma soprattutto basta volerlo, volere e potere, cioè è proprio anche scritto nella scienza, in qualche modo io l'ho interpretato in questo modo, mi è saltato subito all'occhio, ricordandolo oggi mi sembrava doveroso in qualche modo. Dottoressa, volevi aggiungere qualcos'altro e darci qualche ultimo consiglio? Ma fondamentalmente le cose importanti le abbiamo dette, quindi il consiglio naturalmente non è per chi è già felice, ma per chi vuole diventarlo. Allenatevi, è veramente un allenamento. Noi pensiamo di allenare i muscoli per diventare forti, ma anche il pensiero positivo, anche la felicità è un esercizio e quindi va allenato. Quindi invito ognuno di noi a cercare nella giornata di domani almeno un momento in cui dire adesso voglio essere felice, adesso voglio trovare un momento di felicità, che può essere nel sorriso di un bambino, nella gioia di un cagnolino, in un fiore scoperto per caso appena sbocciato. Veramente c'è sempre qualcosa nelle piccole cose per essere felici. Questo è un esercizio da fare, e tanto più si è tristi, tanto più si ha un momento doloroso della propria vita, tanto più questo esercizio ci è veramente utile. Un passo alla volta, come la nostra catena di actomiosina, veramente un passo alla volta. Prima mi ha colpito tra le cose interessantissime che ho sentito quando parlavi del contatto, no? Il contatto può essere, diciamo, una fonte, diciamo, di sorriso. Mi è venuto immediatamente in mente, come durante i laboratori teatrali, questa è una cosa che ho mutuato da quando facevo gli esercizi, gli allenamenti Uniclown. Ogni tanto, a un certo punto, dico: ragazzi, 8 abbracci gratis. E loro iniziano ad abbracciarsi. Se tu osservi il viso, proprio nel momento dell'abbraccio, automaticamente proprio cambia proprio l'espressione del viso. Sì, sì, e lì viene fuori una felicità immediata. Quindi anche questo potrebbe essere adesso non si può perché bisogna stare attenti, ma quando ci si potrà, cioè abbracciate più persone possibili. Sì, sì, io lo farò. Io ho già organizzato un gruppo proprio di azione. Scendiamo in strada e abbracciamoci tutti. Non importa se verrò presa, scambiata per folle, ma io veramente saluto, abbracci, baci, cioè dimostrazioni di affetto. Ma anche la carezza, anche magari laddove non c'è un'intimità per un abbraccio, anche una carezza, anche questa è in grado veramente di rilasciare endorfine e di strappare un sorriso. Eh già, e poi tu Gianluca, accanto come sei messo? Accanto? Sì, sai cantare. Accanto. Stavo accanto, c'ho un angolo. Accanto. Io so cantare benissimo, sì. Canto sotto la doccia. E quando voglio cantare molto mi faccio tante docce. Quindi sono... Pago tanto di acqua, però almeno canto tantissimo. La dottoressa Anna De Antoni ci ha suggerito in una scorsa puntata che bisogna imparare a cantare. Sì. E lei si è messa si è misurata con se stessa, in qualche modo ci ha proprio dato l'esempio pratico. Si è iscritta a un corso di canto, ma è talmente brava, che nel giro di 3 mesi, ieri sera, a un certo punto, regia, mi metti per piacere la foto, l'ho vista a Sanremo, in diretta, in Eurovisione, così, Mondovisione, su Rai 1, senza che mi dicesse nulla. Dottoressa, volere e potere. Bene, sì. Io mi diverto tantissimo a trovare Esosia. Ma chi è? Scusa, ieri sera. Ma pensavo che fosse lei veramente. Un componente del quartetto Dive, non mi ricordo come si chiama, perdono, chiedo scusa per la gaffe, ma che ha suonato, che ha cantato, si è esibito con Orietta Berti. E a un certo punto c'era la De Antoni che stava lì. Io guarderei, sono rimasta sconvolta. Dottoressa Anna non ci ha detto nulla. No, però io canterò per voi, perché nel prossimo congresso di cibo e salute che si farà a novembre al Palacongresso di Montesilvano, dove sarà ospite il mio maestro Piero Mazzocchetti, che salutiamo, io gli chiederò di
Ciao Piero, io canterò sul palco, ecco, perché è Wow! un'emozione che voglio veramente condividere con tutto il pubblico. Poi se rimangono, se rimarranno, continuerà il congresso sull'alimentazione. Però il canto, il Dottoressa Anna. sorriso sono energia pura, veramente. Mi raccomando, quindi riassumiamo tutto. Dobbiamo sorridere in maniera automatica dal nostro amore che poi dopo va a scaturire a profusione e irradiamo di amore tutti. Insomma, in qualche modo cerchiamo di produrre queste. Aiutiamo la particella di miosina a camminare, a produrre tante, tante, tante endorfina. Grazie, dottoressa Anna De Grazie a voi. Ciao. Antoni. Ciao, Ciao. Alice! Ciao, Ciao. 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 Al prossimo Sanremo. Che bello, quante cose interessantissime. Allora, voglio vedere se cosa c'è qualcos'altro. Sì. O scartiamo nell'album delle foto, Gianluca. Sì, c'è questo lo faccio vedere dopo. Ah, faccio vedere una cosa al volo, una cosa al volo, perché Sembra appunto che, sai che parlavamo. cosa? Cioè, sembra che lì dentro c'è una stanza, da come guarda, da bravura teatrale. Cioè, sembra che Ci qui dove si vediamo. sa. Sai cos'è Eccolo. questa? Che cos'è? Questa cioè, è una, si vede bene con la luce, è una trottola. Se tieni fermo, sì. Ecco, fermo immobile. È una trottola. Mettilo sullo sfondo. Col filo intorno. Pensi arrotola tutto, poi si lascia andare questa trottola che cade a Vai terra con larga. questa punta, di ferro dovrebbe girare tantissimo. Dove Perché sta? Perché dovrebbe condizionale? Fallo. Facci vedere che sei no, non bravo. si, dopo ti buco tutto. Però perché ho Non è vero, portato. no, non lo devi fare perché hai paura di che. No, allora scommesse aperte Ok, al 392-9441132. Gianluca riuscirà a far girare la trottola? perché ho portato questa trottola al volo? Perché io ho 48 anni, ma mi sento veramente molto giovane. Mi sento proprio un ragazzo, dicevo, Dici come, giovane? giovane? Dicevo, come si fa ad essere così giovani, no? E poi dopo, girando per casa, trovo questi giocattoli. E quando trovi questi giocattoli, tu ti ricordi che hai giocato con la trottola, e allora pensi, tanto giovane non Fantastica. sono più. Sta girando tantissimo, voi non lo potete vedere, ma sta girando tantissimo, proprio in maniera talmente veloce che quasi. E quindi prendi sì, trovo questi giochi di legno e di ferro e dico, ma allora non sono così giovane, ma perché giocavo? Non sono un nativo Bellissima. digitale, no, sono un po' così, no, è bello, mi piacciono un sacco a me queste Vabbè, dai, cose del antiche. 1942 che non c'è niente di male. A casa ho tantissime cose vintage, mi piace proprio molto. È questo. Visto quante Qual è il tuo cose? personaggio più affezionato, a cui tu sei più affezionato, che in qualche modo è partito dal cuore? Ah, dei miei personaggi Sì, che dei tuoi ho tanti interpretato nei miei personaggi. spettacoli. Allora, è un. Sì, Catalino. Un personaggio che si chiama Catalino, che è il protagonista di un monologo. No, è sempre che rifletto prima come Eros. No, no, Catalino non l'ho inventato io. È un personaggio di uno spettacolo che si intitola L'uomo del coniglio, è uno spettacolo scritto da una drammaturga che si chiama Anna Magnabosco, tradottomi da un'amica, un'attrice, una regista, anche lei uruguaiana, Monica Manon Sutton, che me l'ha tradotto e mi ha detto, guarda Gianluca, ho trovato un testo che secondo me è adatto a te. Me l'ha tradotto, sono l'unico in Italia che porta in scena questo spettacolo, proprio tradotto appositamente da Monica per me, ho portato in scena nel 2018, ormai, forse anche un po' 2019, e si chiama Catalino Rodriguez. Forse c'è anche una foto di Sì, Catalino, sì, sì. dell'uomo del coniglio. Lui è un personaggio meraviglioso, sai perché? Perché è un. Eccolo qui in una foto di scena. Ma è ambientato non ai giorni Lui è nostri. ambientato, sì, in realtà non ha tempo, non ha tempo Ah, perché che il suo messaggio è bello. universale. Vedi quella poltrona davanti alle mie gambe? La poltrona è in proscenio rivolta verso di me, all'interno del palco. E lì c'è Peppino, l'amico morto di Catalino. Ovviamente la scena è ambientata in una catapecchia, in una casa che lui è in affitto. Lui e il suo amico hanno perso il lavoro, lavoravano in una fabbrica di scarpe, hanno perso il lavoro quando mancavano pochi anni dalla pensione. Si scoprirà nel proseguo del racconto che l'amico è morto, ma lui ci fa, per un'ora io parlo al mio amico morto, perché sono convinto che sia vivo. Perché Catalino praticamente ha deciso di reagire al fatto di essere stato licenziato da questa fabbrica di scarpe, di non avere più soldi, la mamma è stata ricoverata in manicomio quando lui era giovane, non ha più amici, l'unico amico che ha è morto, però decide di reagire a questo momento di difficoltà con l'allegria. Allora dice a Peppino, adesso che non ho più il lavoro nella fabbrica,
voglio mettere in scena uno spettacolo, si chiamerà Lo Show dell'Allegria, dove lui ballerà il tip tap e ha imparato a memoria il vocabolario, fino alla lettera C. Solo che non si riesce a fermare che quando dà una definizione di una parola, deve dire anche la definizione. Ah, parola e definizione. Parola e definizione. E lui però deve dire anche la parola prima e la parola dopo. E quindi fa vedere al suo amico come è bravo a raccontare e a dare queste definizioni. Ovviamente è assurdo, è uno spettacolo. Quindi tu ti ricordi, ci fai un pezzetto di Catalino che... Ma adesso no, adesso così non un pezzettino? Non mi ricordo questa parte delle parole, non me la ricordo. Però ti dico il monologo finale, perché qui diciamo il vero senso è questo. Nel senso che, anche perché quello che dice durante lo show è assurdo, lo show che non verrà mai... È un fallimento annunciato, perché lui dice all'amico Peppino: tu Peppino mi farai le domande dal pubblico, oppure mi metterai la musica e poi mi aiuterai a passare con il cappello alla fine. È ovvio che non succederà mai perché l'amico non c'è più. C'è un momento molto forte quando lui dice a Peppino, dice, tirati su, dice, io lo so perché sei triste, perché hai litigato con tua moglie, no? Perché l'hai picchiata. Dice, ma tu vai da lei e chiedi scusa, perché le donne sono grandi, le donne capiscono. Tu vai da lei, la prendi così e le chiedi scusa. Cioè, ma tu no, tu sei un tipo orgoglioso, tu sei un duro. E quindi lì si capisce che l'amico si è suicidato perché, avendo perso il lavoro, non ha saputo reagire per via del suo orgoglio. Non ha potuto più portare soldi a casa, per via del suo orgoglio si è suicidato. Quando Catalino continua ancora a dargli consigli di positività, finché alla fine Catalino dirà che abbiamo diritto all'allegria, ed è quello che dirà durante il suo show. Quindi lui prende un megafono e inizia a dire che abbiamo diritto all'allegria, perché l'allegria è una spada di fuoco, come disse il poeta. Anche quando non c'è niente da ridere, dobbiamo ridere. E durante questo comizio fa: io, Catalino Rodriguez, dichiaro di scambiare il voto con una risata. Torniamo al baratto, signore e signori, scambiamo il muso lungo con una bella risata. Propongo, e qua fa una serie di proposte, no? Propongo che il ministro della sanità passi 8-12 ore al pronto soccorso aspettando di essere visitato, e noi vedremo, ridendo, come salirà l'attenzione negli ospedali. Propongo che il ministro delle infrastrutture viva per 3 mesi nella perruda delle catapecchie, e vedremo, ridendo, come anche i bisognosi avranno case dignitose. Propongo che il ministro delle finanze viva per 6 mesi con il minimo dello stipendio, e vedremo, gonfiandoci la pancia di risate, come anche i più poveri avranno stipendi decenti, perché abbiamo diritto all'allegria. E questa frase, abbiamo diritto all'allegria, con la quale lui termina, invitando poi l'amico a ballare con lui, è una pugnalata che arriva allo spettatore, perché abbiamo visto per un'ora un fallito, evidentemente un folle, che sta basando il suo futuro su uno spettacolo che non verrà mai messo in scena, però incita tutti quanti a dire: abbiamo diritto all'allegria. È detto da uno realizzato, detto da uno che ha una posizione, detto da uno che c'è soldi, detto da uno che è sano, ci credi e non ci credi, va bene, ci voglio credere, ma detto da lui, che è un perdente su tutti i fronti, però ha capito la vera essenza, anche se ha perso tutto, lui dice: io non voglio perdere l'allegria, perché possono togliermi di tutto, dice Catalino, ma non mi possono togliere il sorriso, perché abbiamo diritto all'allegria. E su queste note, poi, su questo triplice urlo, abbiamo diritto all'allegria, finisce lo spettacolo. E questo spettacolo è molto complesso. Io mi ricordo Paolo Figri, lo scenografo, insieme a Giacomo Pompei. Paolo mi disse, lui è romano, mi disse: mazza bello, ma te la senti? Perché in effetti è stato per me un grandissimo lavoro. Ora, vi ho detto in maniera così, da seduto, in maniera molto male, un pezzo del monologo finale, ma vivere per un'ora i panni di questo personaggio, per me è stata una... Io sono grato alla mia passione della recitazione, perché mi consente di vivere dei personaggi, delle vite, delle situazioni. Recitare ti permette di essere chiunque, ovunque, in qualsiasi tempo. Per quello che Catalino non ha tempo. Catalino è stato scritto... Ah, questo è un altro... è un altro ti spettacolo. Sei sdoppiato, a quanto pare, qui, Gianluca. Sì, questo è una scena... Questo era lo shooting per la copertina fatta col mio amico Luca Bolognese, che è un fotografo meraviglioso, che ci segue sempre, tra l'altro. Lui sta a Bologna, però ti segue sempre in streaming. Grazie! Un caloroso saluto da Pourparlers! Luca è fantastico, io vado sempre, se devo fare delle foto vado a Bologna da Luca.
Lì era, se possiamo vedere la foto, era uno spettacolo in cui facevo due detective gemelli. Uno parla e uno no. E faccio uno spettacolo dove ci sono solo io, che faccio due detective gemelli. È difficilissimo. Ma sai com'è nata questo spettacolo? Grazie per la domanda. Eccolo. Se vuoi te lo racconto, eh? Io lo adoro. Senti, fai così, scusateci, no? No, devo igienizzare la cartellina, non si può fare, guarda. Se vuoi te lo racconto Procuro un'altra cartellina. Al volo. Fai finta di avere la cartellina, dai, presenta. No, cioè, pare due, ma chi è che penserebbe mai... Come ti è venuto in mente di fare una cosa del genere, Gianluca? E perché non mi è venuto in mente a me? Un giorno, tra l'altro, dopo uno spettacolo che ho fatto con Piero Massimo Macchini, che è un altro... Piero, ciao, un bacio. Salutiamo, che è un... Piero e Michele. È un attore, diciamo, fantastico. E dopo uno spettacolo, quando siamo andati a mangiare una cosa, mi si siede davanti e fa: Gianlu, ho pensato a un'idea per il tuo spettacolo di quando fai il detective. Dico, dimmi, due detective gemelli, uno parla e uno no. Io cosa ho pensato immediatamente? Che dovevo fare lo spettacolo con lui, cioè mi stava proponendo di essere uno dei due detective. E faccio, quindi facciamo io e te? Cioè, no, lo fai solo tu. Scusa, come faccio a fare io due detective, uno parla e uno no? Quindi abbiamo costruito questo spettacolo di cui Piero Massimo fa la regia, e con un assistente, con Mary Napoleoni, che è un'altra amica, l'assistente dietro le quinte, io praticamente uscivo, in 30 secondi cambiavo dress ed entravo facendo l'altro detective. Uno spettacolo che dura 1 ora e 20, io non ho niente in mano, cioè sul palco non c'è niente, ma agisco con 97 tipi di oggetti. Questa è una foto di scena di altissimo livello, cioè qui siamo... Sì, cioè il detective è uno dei miei personaggi, sì. Però, cioè, per esempio, lo spettacolo dei Twin Detectives, perché è interessante? Perché ci fornisce lo spunto per parlare di due clown, del clown bianco e del clown Augusto, che poi rappresentano la coppia comica. Tu ti sei mai chiesto perché, fanno tanto ridere Ale e Franz, Ficarra e Picone, Stanley e Olio? Sono due e fanno così ridere, perché nella coppia comica c'è un clown bianco e un clown Augusto o rosso. E sono due personalità. Uno, il clown bianco, è quello serio, quello più preciso, quello più elegante, quello che sembra che capisca tutto, quello più posato. E poi c'è l'altro, il clown bianco, poi c'è il clown Augusto, che invece è colui che non conosce le regole del gioco, è quello sbadato, è quello che fa sempre confusione. Da questo incontro nasce la gag, per quello che c'è Ficarra e Picone, uno è più serio e l'altro dalla sembra invece un po'... Dalla è l'essenza della comicità del duo. Ci deve essere quella, la cioè... spalla, che erroneamente, non lo so, comunque si definiscono spalla e comico principale, ma in realtà sono bilanciati perfettamente Sono bilanciati e rappresentano poi la coppia comica. E nello spettacolo Twin Detectives c'è uno, quello che parla, è quello più preciso, ponderato, anche perché con l'uso della parola gli consente anche di avere un approccio più pragmatico, e invece quello muto, che per tutto il suo tempo non parla mai, è quello sbadato. Probabilmente a lui cadono degli oggetti dal trench, lui se ne accorge, li raccoglie pensando che siano indizi dell'omicidio. Quindi si costruisce tutto il suo film su come è andato l'omicidio da oggetti che sono caduti dal suo trench. E da lì deriva poi la gag visual. Davvero, no, c'è ma un poi mondo. Interpretare due personaggi differenti, la stessa persona, lo possono fare veramente gli attori di un certo livello. Non è che è un autogol, però è complicato. Nel senso, non è facile. Non è come quando devi interpretare due personaggi antagonisti. Mi viene da pensare, ti ricordi Leonardo DiCaprio nella Maschera di Ferro? Che riusciva perfettamente a essere, o Benigni, Johnny Stecchino. Sì, sono due medaglie con la stessa faccia e non è semplice. Poi a teatro è molto più complesso perché sono dei tempi. Poi è uno spettacolo comico, quindi la finalità di uno spettacolo comico è devi far ridere. Quindi c'ha una tempistica molto veloce, c'ha dei ritmi molto... Cosa ne pensi di Amadeus e Fiorello insieme?
sei riuscito a vedere qualche frame, qualcosa, perché loro stanno cercando di fare questo un pochino, per intanto penso per la difficoltà che si trovano ad avere un pubblico assente, penso che sia una coltellata per un presentatore, uno showman, un musicista, un attore, un protagonista del mondo dello spettacolo. Ma da questo punto di vista, essendo così un programma che va in televisione, è un po' come se stessero recitando per un film, quindi diciamo da quel punto di vista lo sanno benissimo che devono recitare per la camera, devono parlare per la camera. Forse è più difficile per l'interprete, per il cantante cantare senza un pubblico, perché l'attore, l'interprete, il performer si confronta con un pubblico e quindi vede anche la commozione che riesce a instaurare con una certa rima, con una certa parte di canzone. Non mi è capitato in questi giorni di vedere il festival, probabilmente lo farò stasera o nelle prossime serate, ancora non l'ho visto. Fiorello è un clown. Sta improvvisando tantissimo Fiorello, o perlomeno così pare, poi dopo se c'è preparazione non c'è dovuto saperlo, però lui si sta buttando tanto. Hai detto una cosa molto, molto bella, molto interessante e molto vera. Sai che gli improvvisatori... Non è niente di inventato, cioè l'improvvisatore ha studiato per essere improvvisatore, cioè, quindi è tutto preparato, non è preparato ad hoc per quello che dovrà dire, ma per essere un improvvisatore hai fatto prove, hai studiato per diventare un improvvisatore, quindi sono anche delle dinamiche, non è che vieni preso in un contesto, messo in un contesto completamente avulso dal tuo ambiente, devi improvvisare. Quindi l'artista è bravo, Fiorello è meraviglioso, no? Lo conosciamo tutti, è un artista fantastico. Non l'ho visto nel rapporto con Amadeus, ma saranno bravissimi. Tu l'hai visto? Sì, molte mi stanno piacendo tantissimo e faccio il tifo per loro, perché comunque per quanto possa essere vero quello che hai detto tu, è sempre che si rivolgono a una platea di poltroncine. E vedere anche sì le telecamere, l'orchestra, però vedere quelle poltroncine dove non c'è nessuno... Non lo so fino a che punto effettivamente non ti possa toccare anche per il più invincibile. Ci hanno messo i palloncini, no? Sì, lì è successa una storia con i palloncini. Ecco, alla fine Fiorello lo ha messo in diretta, voleva praticamente farli scoppiare tutti. Ieri si è tagliato i baffi, cioè aveva tutta la pelle irritata. Insomma, io penso che ci sia molto di... Caro. Quel Fiorello che ha fatto una gavetta pazzesca nei villaggi turistici in giro per il mondo e dove si è formato tantissimo, perché poi dopo ritorna sempre quella formazione di cui parlavi tu, caro Gianluca. Il sorriso produce tantissime cose, meravigliose, bellissime, uno status quo fantastico e ci fa stare bene e ci produce tantissimi effetti positivi, ma uno di questi effetti... soprattutto in corrispondenza a quello che abbiamo detto all'inizio, correlare, mettere in circolo questo beneficio, sta causando a catena un effetto meraviglioso ed è un effetto anche a livello economico e sto parlando di impresa sociale. Quindi tutto quello che ruota attorno a questa tipologia di soluzione ce ne parlerà una nostra nuova amica, un'amica di Gianluca che è in collegamento con noi, si chiama Elisabetta Mi, è abruzzese di origine, vero? Sei abruzzese come me. Ciao Elisabetta, benvenuta a Pur Parlé. Grazie. Ecco, già vediamo un sorriso meraviglioso. Grazie. Elisabetta è un'educatrice sociale da diversi anni e nel cuore ha una missione che sta portando avanti, aiuta dei bambini speciali e soprattutto mi piace sottolineare che ti sporchi le mani perché tu sei una fata. Anche. Perché le fate esistono. Adesso ce lo spiega Elisabetta. Intanto grazie mille per questa opportunità, per questo invito. Sì, allora io sono appunto Elisabetta, educatore sociale da 13 anni, mi occupo in particolare di disabilità, autismo e salute mentale. Sono abruzzese di origine, ma per tanti anni ho studiato e lavorato a Reggio Emilia.
Da 4 anni ho scelto di tornare nel mio Abruzzo, nei miei paesi dell'entroterra, per poter dare un contributo con quello che faccio e che facevo altrove per il mio territorio. E quindi mi occupo, attraverso anche l'associazione che ho fondato, di progetti di inclusione sociale per bambini e ragazzi con disabilità e autismo. Un grande sostegno, un grande aiuto che regala sorrisi, ma sono sorrisi che hanno un valore maggiore dei nostri sorrisi. Sì, e poi, ma il sorriso in realtà è anche quella una cura, una medicina per i ragazzi e i bambini, e per me il sorriso e la gioia è proprio un vero strumento di lavoro, tanto quanto tutti gli altri strumenti di lavoro universitari, accademici, e fa la differenza come noi ci poniamo con i ragazzi e con i bambini. Se lo facciamo con il sorriso, con la gioia, è già quella, è anche quella è cura e medicina, sì. Sono grandi soddisfazioni che, soprattutto in un periodo come quello che ci sta toccando, causato dalla pandemia, diventa tutto più complesso. Quindi tutte le attività che si è portate avanti, che in qualche modo siete riusciti a raggiungere un ottimo risultato, un obiettivo, quindi vedere questi bambini che non sono soli, che hanno una socialità e che si mettono in condizione di poter condividere ancora di più il loro sorriso, che ha un valore maggiore, e purtroppo è più complesso e più difficile portarlo avanti. Sì, assolutamente. Se penso poi che l'associazione appunto che ho fondato e che rappresento, che si chiama Si può fare, è nata proprio come attività concrete 1 mese e mezzo prima del lockdown dello scorso anno, del 2020. Quindi non potevamo ovviamente immaginare, queste esatto, sono proprio le immagini delle nostre primissime volte all'interno del palazzetto dello sport del paese per il progetto Zen Sport. E veramente ha creato proprio gennaio. A gennaio abbiamo raccolto le prime adesioni 2020, e febbraio i primissimi allenamenti nel palazzetto dello sport, e ci siamo dovuti immediatamente fermare per i motivi che ben conosciamo, e per noi, come per tutti, ha significato proprio doverci reinventare. Insomma, avevamo due possibilità: fermarci, perché credere che non era quindi il momento di cominciare ad andare avanti, oppure credere nel nostro nome che si può fare, e credere quindi che si può fare, punto e basta, oltre ogni ordinarietà e indipendentemente da ciò che sta accadendo nella vita. Quindi, però, è stata anche per noi un'esperienza comunque impegnativa, perché abbiamo veramente dovuto stravolgere tutta la programmazione che era già pronta per il 2020, e occupandoci comunque di bisogni speciali. E questo non è semplice, quindi anche fare tutto online, per carità, siamo riusciti e stiamo riuscendo, ma è stato sì, sicuramente impegnativo, ma crediamo nel nostro nome, che appunto si può È fare. uno slogan bellissimo, veramente una dichiarazione di amore pura nei confronti di chi ha più bisogno, ma non solo, ma anche per noi stessi, che in qualche modo ci misuriamo a vivere queste esperienze che contribuiscono ad aiutare qualcuno, e non dobbiamo mai smettere, perché da questi concetti è nata una forte tendenza, quella dell'impresa sociale, perché tutto questo si può trasformare anche in lavoro, vero Elisabetta? Mi senti Elisabetta? L'abbiamo persa un attimino. Recuperiamo, anche perché Elisabetta è una fata. C'è un'associazione molto conosciuta a livello nazionale, i Bambini delle Fate. Ogni organizzazione regionale compete all'interno di questa impresa, e cercano di organizzare, attraverso il grandissimo lavoro di un papà meraviglioso che, grazie alla trasmissione delle Iene, ecco Elisabetta. Elisabetta, sei tornata, non ti Esatto. preoccupare. Stavamo parlando appunto dell'attività dei Bambini delle Fate e dell'impresa sociale, che è diventato un punto di riferimento. Quindi oggi si parla sempre di associazione e beneficenza, però possiamo trasformare il nostro lavoro e sapere che tutte le energie e quello che si ottiene da questo lavoro andranno a contribuire alla crescita di un futuro migliore di questi bambini, che sono affetti appunto da patologie che colpiscono lo spettro dell'autismo.
Anche sì, tra le cose belle di questo anno un po' bizzarro, come associazione si può fare, abbiamo avuto la bellissima opportunità di collaborare con i bambini delle fate, quindi capitanati da Franco e Andrea, che tutti conoscono loro, e questo ci permette in Abruzzo, e attraverso me, che in questo caso in Abruzzo, aderendo alla campagna Sporcatevi le mani come fata, rappresento i bambini delle fate in Abruzzo. Chiunque, sia un qualsiasi cittadino, una partita IVA, un'attività commerciale, può sostenere i bambini delle fate che in Abruzzo sostengono, si può fare attraverso delle donazioni costanti, non una tantum, ma costanti, e attraverso un sistema che è in piedi da tanti anni, tanto tempo, e che permette assolutamente alle associazioni, in questo caso a Si può fare, di poter garantire continuità ai progetti e alle attività educative dei ragazzi. Per cui è un'opportunità per chiunque, dal cittadino al titolare di un'attività a un libero professionista, di poter mettere a servizio degli altri anche proprio il proprio lavoro e ciò che fa. E quindi noi sì, tra le cose belle di questo anno c'è anche questa collaborazione con Franco e Andrea e i bambini delle fate. E soprattutto ricordiamo quali sono i numeri utili e il prossimo evento che si collega con la Santa Pasqua, e voi vi state già muovendo per poter promuovere le vostre uova di Pasqua. Sì, allora sulla nostra pagina Facebook, che si chiama Si può fare, si trovano tutti i riferimenti utili e c'è anche un numero di telefono. Quello che si vede adesso sì, è per le uova di Pasqua che ci siamo inventati, anche Il questa raccolta. 347-2396-153, giusto? Esatto, sì, per le uova di Pasqua sì, c'è la possibilità di prenotarle. Limitatamente un po' all'Abruzzo, perché non siamo ancora in grado di poter andare anche oltre e spedire fuori, diciamo, regione. E si possono prenotare e il ricavato è per Si può fare, per sostenere i progetti di inclusione sociale dei nostri ragazzi. Voi fate anche tante attività, Elisabetta, in via telematica, da remoto, riuscite insomma a essere presenti all'interno delle case di questi ragazzi che ricordiamo cosa provano a stare lontano dalle attività didattiche o comunque sia dalla socializzazione e quanto è difficile gestire una Diciamo che così importante sono patologia all'interno del lockdown. i ragazzi e bambini con diverse abilità. Per loro, io come dico personalmente, è come se vivessero un po' da sempre in una sorta di lockdown, perché soprattutto in alcuni territori, come non sono ancora pienamente purtroppo inseriti totalmente in una società, per cui già per loro un po' questo disagio forse c'è un po' da sempre. Adesso questo distanziamento fisico, sociale proprio, sicuramente non va ad aiutare da questo punto di vista, per cui è essenziale esserci comunque con loro, come anche noi, come Si può fare, abbiamo fatto, stiamo facendo dall'anno scorso, per cui Zen Sport, se è cominciato subito nel palazzetto dello sport, ci siamo dovuti fermare da quel luogo fisico, ma in realtà non ci siamo mai fermati, perché con i ragazzi a tutt'oggi noi ci colleghiamo ogni settimana e facciamo attività sportiva, così come abbiamo aggiunto musicoterapia. Zen Music, musicoterapia con approccio olistico, ma è essenziale mantenere questo filo di contatto con i ragazzi. E adesso è la modalità a distanza, purché si faccia, perché è essenziale appunto mantenere il contatto. E i ragazzi, guarda, proprio ieri abbiamo avuto, durante il collegamento di Zen Music, proprio due dei ragazzi, proprio spontaneamente l'hanno detto: noi non vediamo l'ora che arriva il sabato e il giovedì perché ci colleghiamo, che significa stiamo insieme, è questo. Bellissimo. Quindi di sicuro in presenza è tutto più bello, ma anche in remoto comunque Per è loro è essenziale anche questa fondamentale modalità. per Sì. produrre un sorriso e magari ecco capire quanto è importante. Anche per persone come te, Elisabetta, perché arriva tutta la tua emotività, la tua passione per questo lavoro. E quindi noi ti ringraziamo tantissimo, grazie. E abbiamo Noi ringraziamo. dimostrato, c'è Gianluca che ti vuole salutare.
Ciao Gianluca, No, grazie. ti volevo chiedere se ieri hai detto ai ragazzi che avresti parlato di loro, come hanno reagito, che ti hanno detto? Non vedevano l'ora perché per loro la cosa era ci vedono in televisione, quindi io Allora li fino a... salutiamo tutti. Ciao Salutiamoli ragazzi! tutti, sì. Loro fino a poco fa, io li ho sentiti, alcuni di loro hanno detto ragazzi siete contenti che adesso andiamo in televisione, vi vedono, ho mandato tante foto, tante cose oggi di voi per cui vi vedo. Per loro sì, perché è proprio essere visti che significa sentirsi riconosciuti da una comunità. Ecco, Francesco, sì, quindi i ragazzi ormai anche loro li chiamano sui social, i nostri amici follower, no? Che ci seguono. E loro sono contentissimi perché sentono inclusi, anche se a volte non è possibile in presenza, come ci siamo inventati in questi ultimi mesi, tra le tante cose, anche l'inclusione social. Per cui io cerco sempre di farli interagire con le persone quando non è possibile in presenza, attraverso i social, che anche i social, se usati in un certo modo, sono uno strumento molto Utili, certo. utile. Molto, molto. Molto Grazie, Elisabetta. utili. A Mi, voi. giusto? Ho pronunciato bene il tuo cognome? Sì, Mi, sì. cortissimo, è la prima volta che mi succede. Grazie Immagino. per questo A tuo voi, grazie a meraviglioso nome di tutto Si può contributo. Fare. Grazie. Ciao. Grazie, ciao a tutti i Ciao, bambini di Si può fare e soprattutto abbiamo dimostrato che le fate esistono. E un abbraccio ciao. a Viva. Michele e Cosimo dei bambini delle fate. Perché sono due persone Senz'altro. eccezionali. Grazie ancora, grazie Grazie. infinite. Noi Ciao. andiamo Ciao. subito in pubblicità, ma un minutino, Gianluca, e torniamo con una sorpresona. Dov'è il mio naso? Il mio? Ah, ecco. Sul 79 c'è però. Io rientro appunto, parliamo di sorriso, di felicità, non sono impazzita perché per chi si fosse collegato semplicemente adesso andiamo un po', mettiamo il turbo Gianluca. Sì. Allora è ufficiale, più parlé non presenterà più Manuela Cermignani ma Gianluca Panisangeli, vai. Sì, grazie di essere venuti qui. Dove sono Ma venuti? che stai a No, fare, rifacciamo dal capo. Reama? Abbiamo, adesso, che bella puntata, grazie Emanuela di essere venuta qui in trasmissione. È sempre un piacere averti ma ospite a grazie. Pur Parler, parliamone. E ora abbiamo collegato un ospite. Di cui siamo onorati di avere Mamma qui, mia, no? mamma mia. Lui è romano, è un regista, è anche molto bravo, ha tanti capelli, a differenza del sottoscritto, Sottolinei sempre questa cosa dei è capelli? perché sì, è un tram che si chiama Desiderio. Quindi noi accogliamo con un grandissimo applauso anche voi da casa, applaudiamo Gianni Aureli. Pur Ciao! Parlé, grazie, grazie per questo. Io dovrei essere la conduttrice, ma sono stata spodestata da costui che si fa le Lo faccia un domande, pochino. si presenta da solo, fa tutto da solo. Allora ho deciso di dargli la cartellina, così presenta. No, Gianni, noi siamo dei burloni. Oggi è questa puntata speciale dedicata alla risata, quindi non potevamo fare diversamente. Facciamo un po' gli sciocchini, ci divertiamo io e Gianluca. Ma come stai? Bene, bene, beh, poi è giusto che sia così. Fra l'altro hai fatto bene a dargli la cartellina così Gianluca si prende anche le sue responsabilità, no? Ascolta, c'è un insegnante che mi ha, un grande maestro, che mi ha suggerito di fare questa domanda. Senti, ma cos'è che ti è successo di bello Cosa mi è successo di bello oggi? Beh, intanto che sono qui. E questo è molto bello perché conosco persone nuove, posso raccontare un po'. Quindi fa sempre piacere. Poi di bello cosa mi è successo oggi? Cosa mi è successo oggi? Ah, anche ho fatto la spesa. È stata una spesa Vedi e ho l'esercizio. strana Bacinare un questa euro. sera. Tu di cose belle te ne intendi, caro Gianni, perché le produci, le crei e sei un professionista di altissimo livello. E facciamo così, facciamo vedere il trailer del tuo ultimo capolavoro.
è uno dei tuoi ultimi film uscito nelle sale nel 2019, Sì. Finzione cinematografica e distribuzione di Istituto Luce Cinecittà, un prodotto che si incastra nel passato durante il fascismo, un atto di coraggio, un atto doveroso da parte di un gruppo di scout che decide di prendere un altro tipo di strada rispetto a quelle che erano le scelte che si prendevano normalmente in un periodo storico dove i fascisti decidevano tutto. Sì, è un periodo storico poi che nasce, che inizia anche un pochino prima del film, ovviamente il film inizia nel 1928 e la cosa bella è che questi ragazzi se ne accorgono abbastanza presto che quello che stava succedendo non era così bello, così allegro, così giusto e quindi decidono di fare una resistenza a loro modo, cioè mentre l'associazione Scout chiude loro. Questo gruppetto a Milano, ma poi si è scoperto che ce ne sono stati tanti altri in giro per l'Italia. Questo gruppetto di ragazzi a Milano, guidati da Virgilio Binelli e da Giulio Cesare Uccellini, decide di continuare a fare attività da scout. La cosa bella è che lo fa appunto divertendosi, cioè il film in realtà poi è venuto anche un filo troppo serioso per i miei gusti, anche perché comunque tutto l'argomento ovviamente non è una burla, ma loro si divertivano, correvano, cercavano di sbrigarsi ad andare fuori e giocavano, cantavano. Oltre a fare tutte le attività che fanno di solito gli scout all'aria aperta, facevano questo. Giulio Cesare Uccellini era famoso per i suoi scherzi. In un periodo dove rischiavano di essere fucilati, lui era famoso perché faceva scherzi in continuazione. Quindi, anche da quel punto di vista, il potere della risata, visto che oggi si parla di questo, è stato determinante, diciamo, per loro. Assolutamente non perdere di vista quello che ci siamo raccontati fino adesso, Gianluca, cioè l'allegria, la forza, il superpotere che tu stesso ci hai raccontato, della forza della risata che in qualche modo ci aiuta a sostenere il grande peso della vita e i Ma sì, problemi. ma poi questi ragazzi di cui Gianni ha raccontato la storia avevano davvero dei superpoteri perché sono riusciti a salvare tantissime persone tramite. Sì, diciamo che poi le aguerrandaggie sono confluite dopo l'8 settembre in un'organizzazione più ampia che si chiamava Oscar, e fra cui fondatori comunque c'erano anche alcuni fra i capi delle aguerrandaggie, e che nei 2 anni di attività ha salvato circa 2.300 persone fra perseguitati politici, prigionieri. Tante famiglie ebree, tantissime famiglie ebree del nord Italia e poi in realtà dopo la guerra ha preso diciamo, quelli che fino al giorno prima erano i cacciatori e poi sono diventati prede, cioè i fascisti e i nazisti, li ha presi, li ha portati in Svizzera consegnandoli alle forze militari alleate per avere un processo ed evitargli diciamo, il linciaggio su piazza. Gianni, tu hai una vita prorompente, sei giovanissimo, ma già hai toccato i vertici della tua professionalità, lo fai con molta umiltà e me lo stavo appunto ricordando Gianluca, ma come vi siete conosciuti voi due? Noi ci siamo conosciuti perché abbiamo frequentato un laboratorio con Massimiliano Bruno, noto sceneggiatore e regista. E poi è nata una bellissima amicizia con Gianni, anche con altri, con Salvatore Fazio, con Marco Landola, con Paolo, cioè un bel gruppetto di amici, con i quali poi si è avuto il desiderio Di di creare. creare, no? Gianni ha girato questo cortometraggio che si intitola È tutto cinema, scritto da Salvatore, interpretato da noi e poi anche da altri bravissimi attori. E questa è la locandina. Siamo tolti anche delle belle. Vedi quanti Che è festival. quest'icolina, la L'ho locandina? aggiornata, sì. Vedi quanti. Me la mandi questa giornata, Gianni? Guarda quanti festival siamo arrivati in finale, anche vincendone alcuni, sia nazionali che internazionali. E quindi complimenti a Gianni, davvero. Complimenti a voi che, insomma, io ho semplicemente messo su schermo la vostra bravura e la vostra comicità, soprattutto la tua, che hai dei momenti in quel corto che ogni volta mi fanno sganasciare. Io una cosa, Gianni, che non ti ho mai detto, che adesso la condivido con gli altri, di quell'esperienza, di quel set, è stato il primo giorno che Gianni ha detto,
Ragazzi, i grazie e per favore ve li dico tutti alla fine, ti ricordi? Sì. Adesso, cioè, adesso se, scusate se sono un po' brusco, i grazie e per favore ve li dico tutti alla fine. Questa è una cosa meravigliosa perché sul set c'è un ritmo molto, ci deve essere un ritmo molto serrato, per cui non c'è tempo di dire scusa per favore, ti metti e fai questo, fai quell'altro. Però uno conoscendosi lo sa che lo fa per quel motivo, ma lui è talmente sensibile che ci ha voluto di scusate se adesso mi comporto in maniera infatti, normale. Infatti chiari amicizia lunga, però l'umiltà di dirlo. Cioè, io quando sei detto, ma che bella sta cosa, no? Che grazie, non so se te lo ricordi, eravamo lì nel saloon. No, me lo ricordo, ti ringrazio, anzi di averlo ricordato, devo dire che lo faccio sempre all'inizio dei miei set, perché come dici tu, in realtà il cinema ha dei tempi strani, perché ci sono dei momenti. Io uso sempre una battuta di un film che adoro, che è Apollo 13. La sintesi perfetta del set cinematografico è 3 ore di noia mortale seguiti da 7 secondi di puro terrore. Ci sono dei momenti di buco infiniti e poi in un'ora devi fare quello che non hai fatto in 5 ore. E quindi ci tengo sempre a dirlo, dico sempre così, grazie, per favore, scusa, voi ve li segnate tutti, a fine set venite, vi mettete in fila e ve li dico tutti di seguito. Da adesso in poi bisogna guagliare, bisogna andare veloci. Già, però adesso ti faccio sorridere. Il rispetto per la persona, ovviamente, no? Quindi non ti do un ordine perché ti comando, ti do un ordine perché bisogna guagliare. Assolutamente, sempre un grande lavoro in team, quindi poi vabbè, sì. Se non c'è rispetto penso che assolutamente, grande comune denominatore. Adesso Gianluca mi farà aridaie con Sanremo. Ieri a un certo punto è uscito fuori, adesso ho un lapsus, non ricordo l'artista, chiedo venia, però c'è stato un momento importante per il mondo del cinema e del teatro, perché molti protagonisti durante l'esibizione di, non so se era lo Stato Sociale, comunque mentre si cantava si sono praticamente palesati sul palco dell'Ariston tantissimi artisti, doppiatori nel mondo dello spettacolo, attori teatrali, attori cinematografici, insomma, che hanno elencato la data di apertura dei cinema e la data di chiusura definitiva, e con la frase che è rimasta, mi ha talmente tanto gelato questo che poi dopo ho oscurato tutto, partecipanti e chi avesse avuto l'idea di mettere in scena tutto ciò, la frase "e non si sa quando riaprirà" è stato forte, non ve lo nego, è stato veramente forte. Gianni, tu che hai questa forte esperienza nel mondo del cinema, dici la tua, anche perché per esempio qui da noi a San Benedetto, nella provincia di Ascoli, stanno girando addirittura 3 film. Che cosa si sente nell'aria? Come si sta gestendo la pandemia? Che cosa si vocifera? Guarda, è arrivata la notizia, io devo dire, devo ammettere, ieri sera stavo lavorando appunto a un nuovo progetto e quindi ho fatto tardi qui a studio e non ho seguito il festival. Ho letto però dell'iniziativa, si vociferava, avevo letto del ministro Franceschini che parlava del 27 marzo come riapertura. Io vedo che c'è comunque fermento, nel senso le produzioni grandi stanno girando, le produzioni medie e piccole anche stanno girando con fatica, perché anche noi abbiamo girato un progetto, un cortometraggio storico lo scorso mese e hai ovviamente tutta una serie di limitazioni tecniche, pratiche ed economiche, perché tamponi, mascherine, gel sembrano sciocchezze ma costano, e quindi già si cerca di fare di più con di meno, così fai di meno con di più, al contrario, insomma. Però io vedo che c'è fermento, ovviamente questo non nasconde che c'è una grandissima fetta di settore in ginocchio, perché se è vero che magari qualche produzione cinematografica e forse anche televisiva credo che non si siano fermate più di tanto, ancora continua un po' a lavorare, a lavoricchiare, c'è tutto il mondo del teatro che ovviamente è fermo, ecco, cioè chi campa praticamente solo di teatro è fermo, io ho tanti amici attori che si stanno reinventando lavori, tanti che tirano a campare, e da un lato c'è la certezza della stanchezza, non ci si fa più, dall'altra c'è l'altrettanta certezza del fatto che
che forse boh, si può fare in modo diverso, c'è chi dice sì, c'è chi dice no, secondo me sì, però non sono io che decido, non ho le competenze per deciderlo, quindi mi affido in questo senso. Però c'è una buona notizia a proposito di allegria e felicità, perché ci dovevi Vai. dare Beh, una notizia, vero? Bolle in pentola qualcosa. bolle in pentola più di qualcosa, nel senso che appunto stiamo finendo la post-produzione del mio ultimo cortometraggio. In questo periodo sono tornato al cortometraggio perché, appunto, visto il periodo è fattibile, da cui in realtà vorrei tirare fuori un docufilm, un cortometraggio che parla dell'attentato di Via Rasella, e non tanto a livello, il cortometraggio non tanto a livello storico quanto umano. Sempre roba storica e allegra, però stiamo lavorando invece con la nostra casa di produzione WeBreak e con i miei soci, che poi sono sempre loro, Gaia e Giorgio, con cui lavoro sempre, e la sceneggiatura di una commedia da realizzare appena possibile, appena riusciamo a far ripartire un pochettino anche noi l'impianto produttivo, che in realtà ha a che fare col mondo del teatro a sua volta, ha a che fare con la speranza e con l'allegria, però cerca di dare anche come dire, un messaggino alla fine, ecco, senza voler essere troppo presuntuosi. Purtroppo siamo arrivati anche noi alla fine di questa speciale dedicato anche al grande superpotere dell'allegria, della consapevolezza, del saper anche da parte dei professionisti causare questa risata che ci fa veramente tanto bene. Noi vi ringraziamo uno ad uno, tutti gli addetti ai lavori, grazie. Grazie a Gianluca Marinangeli, grazie a Gianni Aurelli, grazie a tutti coloro che fanno parte del mondo dello spettacolo, dello show. E soprattutto le persone che hanno studiato, che sono competenti per poterlo fare, grazie perché veramente fate un grandissimo lavoro. Il tempo in televisione per me è estenuante, ve lo posso assicurare. Ho 2 minuti, in 1 minuto ce la facciamo. C'è un regalo da Sì. Per parte di Gianluca, doveva fare solo a me? me, ma ha No. detto che lo fa a tutte le donne, visto Ah, che è ecco. lunedì e l'8 marzo. E vorrei leggere una poesia di Alda Merini, quelle come me regalano sogni, anche a costo di rimanerne prive. Quelle come